L'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Agrigento hanno svolto un controllo ordinario presso le stazioni centrali di Agrigento e la stazione bassa di Agrigento. Nel pomeriggio dell'altro ieri hanno notato un soggetto noto ai nostri uffici per le attività che per le sue frequentazioni e l'abbiamo sottoposto al controllo di polizia. Immediatamente è stato trovato addosso alla persona un mezzo paletto di hashish del valore di 500 euro, del peso di 50 grammi. Il soggetto è stato accompagnato dai nostri uffici per la redazione degli atti di polizia giudiziaria. È stata svolta una perquisizione domiciliare e la perquisizione ha dato esito negativo. E lo stesso per le ragioni che vi ho appena esposto è stato tratto in arresto. Ai sensi dell'articolo 73 del DPR 309 del 1990, comma 5, è stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida presso una comunità di Agrigento e il pubblico ministero, dottoressa Chiara Bis, ha chiesto la convalida dell'arresto, convalida che è avvenuta con il GIP di Agrigento proprio ieri, che ha disposto non solo la convalida dell'arresto, ma l'obbligo di presentazione all'APG giornaliero. Non stiamo parlando di un soggetto pregiudicato, ma di una persona che, dicevo, nota ai nostri uffici perché si accompagnava con persone pregiudicate. Per questo l'ACUME investigativo del personale delle volanti ha permesso di controllare questa persona e quindi di trarla in arresto.